Gli oggetti nebulosi sono oggetto di dibattito. All'osservazione visuale, infatti, sembrano tutti uguali, anche se alcuni hanno una forma più regolare e frequente, specialmente a spirale, come la nebulosa osservata da Lord Ross, mentre molti altri hanno una forma irregolare. Come mai? Sono la stessa cosa oppure no? Osservando la galassia di Andromeda, il grande astronomo e cacciatore di comete Charles Messier, a fine Settecento, si riferisce ad essa come una grande nebulosa che, sono sicuro, non contiene stelle. Peccato che ne contenga solo qualche centinaio di miliardi. Chiaramente Messier non poteva saperlo e non aveva né strumenti né conoscenze sufficienti per capire che quell'oggetto non era una nube vasta nel cosmo, ma una cosa del tutto simile alla nostra galassia. Il dibattito, fino a fine 800, era acceso. Molti ritenevano che tutto ciò che si poteva osservare era parte della nostra galassia e tutto fosse vicino a noi. Tuttavia, da alcune osservazioni, pareva che alcuni oggetti nebulari, finora ritenuti parte della nostra unica galassia, fossero in realtà galassie indipendenti, dei mondi del tutto simili al nostro, composti dai medesimi oggetti che possiamo osservare. Bisogna aspettare il 1920, quando Edwin Hubble, misurando alcune stelle variabili all'interno della nebulosa, riesce a misurarne la distanza. Generalmente la luminosità di una stella non è conoscibile a priori, in quanto dipende da sue caratteristiche come massa, dimensioni, distanza e temperatura. Tuttavia, alcune di esse, chiamate cefeidi, hanno una luminosità variabile, legata esclusivamente al periodo di pulsazione. Visto che la luminosità di una stella diminuisce con la distanza, è possibile calcolarla proprio osservando le variazioni periodiche di una luminosità di una cefeide. Fu proprio Hubble a identificare, nella galassia di Andromeda, alcune di queste stelle e a calcolarne la distanza. Il risultato è sorprendente. Questa nebulosa spirale, termine con il quale indicava le galassie fino ad allora, si trovava indubbiamente al di fuori della Via Lattea. È in quel momento che l'universo diventa improvvisamente, incredibilmente e infinitamente più grande di quanto pensato fino ad allora. Ed è logico pensare, a questo punto, che molti, se non tutti, gli oggetti simili ad essa fossero altrettanto lontani, se non di più. In quel momento, la nostra galassia passa dall'essere un universo completo a una tra le tante, un mondo a sé tra infiniti altri uguali.